Signore e signori, dal Teatro delle Muse di Ancona, benvenuti a Ancona Music Day! Farmaca è un'azienda italiana che nasce a Torino e da 40 anni che lavora in esclusiva per il parrucchiere. Lavoriamo solo per lui per dare altissima qualità e sicuramente per i capelli un performance veramente eccezionale. Siamo qua stasera per dare veramente un bel contributo alla ripartenza a questo connubio di spettacolo e capelli. Sì, come anticipava il mio papà, è bello dire anche questo, siamo presenti nel territorio nazionale da 40 anni e ricerchiamo sempre i migliori saloni che rappresentino i nostri prodotti. Infatti per noi l'eccellenza e l'esclusività è il must dell'azienda stessa e la nostra mission è quella di creare le massime opportunità per ogni parrucchiere che diventa il vero e proprio stilista del proprio territorio. Da quanto tempo Stefania aveva in mente l'idea di questa serata? L'abbiamo partorita 5-6 mesi fa, poi siamo stati interrotti perché purtroppo il Covid ci ha un po' bloccato e sono 4 mesi che ci stiamo lavorando proprio fitti. Da cosa nasce l'idea di questo spettacolo? Nasce da una passione per la musica e la passione per il mio lavoro. E avendo vicino un'azienda come Farmaca, mi ha permesso logicamente di creare questo evento particolare. Speriamo che insomma vi piaccia e di riproporlo di nuovo. E questa sera qui ad Ancona, in occasione di Ancona Music Day, abbiamo l'onore di avere con noi la ballerina nonché attrice Alice Bellagamba. Sì, sono qui con Fascino Donna e farò una coreografia questa sera. Per me è emozionante tornare al Teatro delle Muse perché con il Covid e tutto quanto i teatri sono stati chiusi per molto tempo, quindi è un rincominciare veramente con gioia e felicità a fare arte. Questa sera se ne vedrà tantissima di arte, acconciature di tutti i tipi e io sono veramente onorata di essere qui al Teatro delle Muse. Siamo qua in questa manifestazione che non potevamo mancare alle Muse di Ancona, in un quadro meraviglioso dove presenteremo tutto un gusto sposa americano, un gusto nuovo, tutto basato sui colori, quindi spose molto alternative con una ricerca veramente particolarissima, veramente da gustare, da vedere, con delle sfumature molto particolari. Poi vestiremo gli uomini che accompagneranno anche qui con gusti tutti rinnovati, dove avremo vari stili. Con anche gli abiti, con i pantaloni a fantasia, quindi con del bel colore, cose molto nuove. È stato un vero successo lo spettacolo Ancona Music Day, tenutosi nel prestigioso Teatro delle Muse nel capoluogo dorico. Una ricca affluenza di pubblico per una serata dove la musica, la moda, lo stile e la solidarietà si sono trasformate in emozioni. Lo spettacolo, organizzato da Stefania Pellegrini in collaborazione con l'azienda nazionale della Farmaca International, dal Festival Italiano Contest, CNA Acconciatori, CNA Ancona, con il patrocinio del Comune di Ancona, ha visto la partecipazione di altri importanti saloni del lifestyle.
Qual è il segreto per ottenere fiducia da parte di un cliente? Allora, da sempre noi siamo un po' artigiani, un po' empatici, quindi il rapporto interpersonale che si va a creare con la cliente è una cosa molto importante. Per cui l'artigiano, le mani, la testa e il cuore è un connubio di esperienze e sensazioni che trasferiamo con i clienti. Come si riesce a capire quale look sta meglio ad una cliente? Allora, sicuramente c'è una ricerca e comunque c'è uno studio molto importante a livello armocromico, a livello morfologico e poi c'è un progetto personalizzato per ogni cliente. Soprattutto bisogna ascoltare le esigenze di ogni persona che ci sceglie. E questo noi in ogni giorno scegliamo di perfezionarci e soprattutto dobbiamo ascoltare e poi fare il progetto giusto per ogni persona, sia uomo che donna. Quanta formazione c'è per essere attuali e sempre innovativi? Sì, c'è tanta formazione perché dobbiamo sempre essere sempre più formati, sempre più carichi e dobbiamo muoverci in continuazione, essere sempre attivi e sempre con le nostre novità, sui colori, sulle acconciature, su tutto, anche sul maschile perché adesso il maschile è il massimo. Come nasce la passione per questo lavoro? Allora, la passione è nata da generazione in generazione, da mio zio, a mio padre, a mia madre e poi a me, che ho coltivato questa passione sin da piccola e oggi sono qui a portare questa creazione meravigliosa. Da quanti anni sei parrucchiera? Da 4 anni e lavoro nel negozio mio padre e siamo un'attività in famiglia. Parrucchieri professionisti capaci di valorizzare l'aspetto di una persona con il loro tocco creativo insieme ad altri artisti capaci di suscitare emozioni usando la propria voce e i propri strumenti. Sotto la direzione del capo area Paolo Melucci erano presenti le realtà di Fascino Donna, Nereidi, Jeunesse, Parrucchiera Antonella, G-Club, La Peluchiera, Salone Cantiani, Lucia Cercolani, oltre all'art director Stefania Pellegrini. Padrone del palco e presentatore della serata, Marco Zingaretti. Molti gli applausi da parte del pubblico catturati dallo spettacolo, trasmettendo la gioia nel ritornare ad assistere dal vivo ad una serata ricca di arte, con la presenza di professionisti, dove in questo caso l'hairstylist e il canto sono stati gli ingredienti di un innovativo format.